Ma si muove. Presidente, è un'emozione unica. Sì, indubbiamente è stata emozionante la tratta, attraversare questi luoghi straordinari. Io ero convinto che questa tratta toccasse il cuore di questa comunità, ma non pensavo fino a questo punto. Che impegno si sente di assumere a nome della Regione? Noi abbiamo inserito nel patto per la Campania 1 milione di euro per lo studio di fattibilità del ripristino. È una cifra limitata soltanto per lo studio preliminare, ma simbolicamente è già l'ingresso di questa tratta nella casa grande della programmazione regionale per i prossimi anni. Ci sono tutti i presupposti, poi questa grande partecipazione popolare dà una spinta importante. È emozionante per me, poi che sono di questi territori, mi ricorda questa linea affollata di emigranti, di persone che andavano al nord. Beh, una grande partecipazione anche nell'ultimo passaggio a livello che attraversavamo, c'era gente che applaudiva, quindi la popolazione sente suo questo treno e grazie anche all'impegno naturalmente di Vinicio Capossela ma anche delle istituzioni, noi come regione dobbiamo lavorare da subito ad aprire la tratta fino a Lioni e poi completarla ad Avellino. Secondo lei può funzionare il treno turistico qui in Irpinia? Ma funziona già in 6 realtà italiane, noi non abbiamo nulla in più e nulla in meno di quello che è altrove, basta guardarsi intorno stasera, innanzitutto è una riscoperta di una identità anche di popolo, una identità anche territoriale, girarsi intorno e vedere l'unica bellezza, l'unica eccellenza che ancora ci possiamo riconoscere, il paesaggio.